Buongiorno a tutti. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Letizia Alessandrini e sono ingegnere e designer, soprattutto di interni. Dopo avervi fatto vedere il mio balcone, ho ricevuto molte richieste riguardo a piante e arredamenti da balcone. In particolare mi ha colpito la richiesta di Liliana, che vorrebbe arredare il suo terrazzo e magari aggiungere anche delle piante e ottenere un ambiente rilassante, senza però dover perdere troppo tempo per la manutenzione, soprattutto perché spesso lei è fuori casa. E quindi il dubbio è questo: è possibile avere un terrazzo per cui si deve perdere poco tempo per la manutenzione? Assolutamente sì, basta seguire qualche piccolo accorgimento. Il primo consiglio è di avere solamente piante perenni e che siano praticamente indistruttibili. Le piante che ritengo più semplici in assoluto da curare sono quelle del genere Sedum. Sono piante succulente che assorbono l'acqua durante i periodi di pioggia e la utilizzano quando serve in tempo di siccità. Sono adatte a vivere in condizioni di aridità e quindi non richiedono annaffiature frequenti e sono in grado di sopravvivere anche quando vi dimenticate di loro. Sopravvivono anche al freddo in diverse condizioni di luce. Io ad esempio nel mio ufficio ho un vaso di Sedum palmeri con esposizione nord-est che sopravvive benissimo a qualsiasi condizione e anche a piogge intense. Il Senecio roleianus è una pianta succulenta chiamata anche pianta del rosario per via di queste particolari capsule sferiche che sembrano le perle di una collana. Con i suoi rami pendenti è una pianta adattissima a fiorire sulle ringhiere dei balconi o a vasi sospesi. Anche questa è una pianta estremamente facile da coltivare, sempreverde, che fiorisce tra fine estate e autunno. Il Drosanthemum è una pianta perenne originaria del Sudafrica, necessita di poca acqua e va annaffiata solo quando il terreno è completamente asciutto da diversi giorni. In inverno le annaffiature vanno sospese del tutto, quindi anche questa è una pianta che praticamente ci possiamo dimenticare. Ha un portamento ricadente o strisciante, per questo può essere utilizzata in vasi sospesi o in fioriere in cui si vuole creare un manto verde. Ha una fioritura abbondante durante tutta l'estate con fiori di diversi colori a seconda della specie. Il genere Aeonium, come il Sedum, fa parte della famiglia delle Crassulacee. Questo nome deriva dal greco Aionios, che significa eterno, immortale. Infatti sono piante particolarmente robuste, che, oltre a periodi prolungati di siccità, riescono ad affrontare anche brevi periodi di freddo intenso. È un genere molto eterogeneo per forma, dimensioni e colorazioni, e per questo è davvero molto decorativo. Sono molto decorative soprattutto le specie che hanno fiori chiari, ma fogliame molto scuro. Il cactus saguaro è un grande cactus che appartiene alla famiglia delle cacatacee. Può raggiungere anche i 15 metri di altezza, pesare da 4 a 5 tonnellate e contenere fino a 3000 litri d'acqua. Ha però una crescita lentissima e quindi non dovrete preoccuparvi che un esemplare del vostro terrazzo raggiunga dimensioni eccessive. È particolarmente adatto alla coltivazione in vaso, meglio se di terracotta e con un foro di uscita per l'acqua in eccesso. Nei mesi più caldi basta annaffiare abbondantemente una volta ogni 10 giorni circa e va benissimo per i terrazzi senza coperta perché richiede di essere posto in piena luce. Diventa ancora più ornamentale nel periodo di fioritura fra aprile e maggio. Il Trichocereus pasacana è un vero e proprio albero con le spine. Può raggiungere anche i 10 metri di altezza e come il cactus saguaro ha una crescita lentissima e quindi non vi dovrete preoccupare delle dimensioni. Fa fiori bellissimi tubuliformi che si aprono la sera e restano aperti per circa 1 o 2 giorni e per questo è particolarmente adatta a chi si gode il balcone soprattutto la sera. L'agave americana è una pianta succulenta composta da lunghe foglie appuntite e arcuate che si organizzano in rosette di colore verde-bluastro o variegate di un colore bianco-crema. Fiorisce una sola volta nella vita raggiunti i 15-20 anni di età e dopo la fioritura è destinata a morire. È particolarmente semplice da coltivare perché è in grado di sopravvivere per brevi periodi anche a temperature vicino ai meno 10 gradi centigradi. È molto resistente alla siccità e in un terrazzo scoperto può accontentarsi dell'acqua piovana. La Camarops o Chamarops humilis, non so se l'ho pronunciato correttamente, è conosciuta come palmanana ed è una pianta sempreverde molto ornamentale per via delle foglie a ventaglio e per il tronco molto decorativo. In più tende anche ad assumere un portamento cespuglioso. È una pianta in grado di resistere a periodi di prolungata siccità e ad alte temperature. Va annaffiata con regolarità da marzo a ottobre, ma solo quando il terreno è completamente asciutto.
Siamo arrivati ad una delle mie piante preferite, la plumeria. Ne ho una anche nel mio balcone e la adoro. Questa pianta è nota soprattutto per la bellezza dei suoi fiori. È molto adatta alla coltivazione in terrazzo perché ha un apparato radicale poco sviluppato e quindi si adatta bene ai vasi. In inverno potete dimenticarvene perché va in riposo vegetativo, non deve quindi essere annaffiata, basta riporla in casa in modo da non farle prendere temperature troppo basse. D'estate bisogna evitare di annaffiare troppo spesso bagnando il terreno solo quando è asciutto già da tempo. Io generalmente l'annaffio una volta alla settimana circa. Siamo arrivati alla decima pianta, il glicine. È una delle piante ornamentali più belle diffuse in tutto il mondo ed è noto per la sua capacità di arrampicarsi ovunque e tutti la conosciamo per la sua fioritura a grappoli. Quello che molti non sanno è che è anche una pianta poco esigente. Ha bisogno di un vaso di almeno 60 cm di larghezza e che abbia un'adeguata profondità. Predilige un'esposizione in pieno sole ma tollera anche le posizioni a mezz'ombra o completamente ombreggiate. Nel periodo successivo alla messa di mora, il glicine va annaffiato abbondantemente. Successivamente, invece, non necessita di annaffiature frequenti e in vaso può essere addirittura annaffiato ogni 2-3 settimane. Se avete comunque bisogno di irrigare le vostre piante perché state via magari addirittura per un mese, vi consiglio dei sistemi di irrigazione automatica. Quello che io utilizzo di più è questo metodo a irrigazione per capillarità. Bisogna svuotare completamente questi tubicini dall'aria e poi semplicemente una volta che il terreno è asciutto, le pipette poste all'interno del terreno per porosità e capillarità attireranno nuova acqua. Spesso utilizzo anche questo sistema con una pompa elettrica. Questo modello in particolare non mi ha convinta del tutto perché ha una portata veramente scarsa e funziona solamente con uno o due tubicini se l'acqua si trova comunque vicino alla pianta. Un altro sistema che ho utilizzato è questo di irrigazione a goccia che però può andare bene solo per qualche giorno. Visto che il mio sistema di irrigazione automatica con pompa elettrica non mi ha convinto del tutto, penso che passerò a uno di questi altri sistemi, un po' meno economico rispetto al mio, ma che probabilmente funziona un po' meglio. Mi sembra molto comodo anche da utilizzare questo dispositivo di irrigazione con gocciolatori, che assomiglia un po' a una flebo. Un sistema invece che ho già utilizzato con successo è quello dell'acqua gel. Infatti questo l'ho utilizzato anche quando sono stata via per un mese e le mie piante sono state benissimo. Il mio terzo consiglio è quello di installare un mini pond, ovvero un laghetto artificiale in miniatura, che si può ricavare in ciotole o tinozze. È molto semplice da tenere perché una volta avviato l'ecosistema ha bisogno di pochissime cure. Bisogna infatti limitarsi a raboccare l'acqua una volta alla settimana o una volta ogni 2 settimane e di tanto in tanto aggiungere del concime liquido. I giardini verticali sono una soluzione splendida e davvero molto arredante per un terrazzo se avete una parete a disposizione. Ne esistono diversi in commercio con sistema di irrigazione automatico a circolo chiuso. Fondamentalmente, una volta installato, dovrete solamente raboccare l'acqua. Liliana mi ha fatto anche una richiesta per quanto riguarda le piante finte. Io non le amo in particolar modo, però ho visto che in commercio ne esistono diverse resistenti ai raggi UV. Io non le ho mai provate, quindi fatemi sapere se qualcuno di voi le ha provate e cosa ne pensate. Per ridurre al minimo la manutenzione della vostra terrazza, sarebbe bene avere anche delle schermature solari. Se non avete un balcone a loggia come questo, potete optare per avere un gazebo, ad esempio in questa villa ne era già presente uno che verrà ristrutturato e sono stati aggiunti in più questi vetri acidati che, oltre ad aumentare la privacy, schermano anche un po' dai raggi solari. Altre schermature di tipo economico possono essere le tende a vela oppure anche semplicemente avere un lettino a dondolo che abbia un parasole. Se volete inserire anche una zona pranzo o una zona lettura più comoda, vi consiglio anche degli ombrelloni sospesi. Se decidete di mettere poche piante, potete anche sbizzarrirvi con i colori degli arredi e delle schermature e ce ne sono di divertentissimi e bellissimi in commercio. Spero che questo video vi sia piaciuto, ricordatevi di mettere il like, seguire il mio canale e scrivetemi per qualsiasi dubbio o se avete bisogno di una consulenza. Buona giornata a tutti!